Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale. Oggi video ricette dedicate ad un pranzo al sacco. Ho deciso questa sera di preparare appunto delle piadine molto semplici e veloci da fare perché domani avevamo intenzione di andare a visitare una città. A tal proposito, settimana scorsa quando siamo andati a fare una gita abbiamo avuto un po' di difficoltà a trovare dei ristoranti disponibili per mangiare perché tutti quelli che c'erano erano già stati prenotati precedentemente, cosa che noi non avevamo fatto. E appunto quella situazione che c'è, le restrizioni varie, pochi tavoli disponibili, abbiamo veramente avuto difficoltà a trovare un posto. Quindi a fronte di questo abbiamo pensato di portarci noi da mangiare e ho deciso di fare delle piadine. Quindi questa sera le ho appena fatte e vedremo insieme il procedimento che utilizzo io. Premetto, non è la ricetta originale, è la mia come al solito, è abbastanza semplice e veloce, però è buona insomma. E domani mattina invece le farciremo insieme. Per prima cosa vediamo gli ingredienti per fare 4 piadine. Mezzo cucchiaino di sale, 230 g di farina, 125 ml di acqua e 1 o 2 cucchiai di olio extravergine. Prendiamo la nostra farina e aggiungiamo il pizzico di sale. Prendiamo poi l'acqua, possibilmente tiepida o calda, meglio ancora, e andiamo a mescolare. Prendiamo adesso il nostro olio, io utilizzo l'extravergine e metto 2 cucchiai. Mescolo prima con una forchetta e poi procedo con le mani fino ad ottenere un impasto morbido. Ottenuto il nostro panetto, prendo un coltello e divido l'impasto in 4 parti uguali. Con ogni singola parte creo delle palline già per predisporre proprio la forma della piadina rotonda. Ok, a questo punto prendiamo ogni singolo panetto, un mattarello e stendiamo le nostre piadine una per volta. Cerchiamo di dargli la classica forma rotonda e mi raccomando, la pasta deve essere molto molto fine. Mentre stendete la prima piadina, iniziate a scaldare a fuoco lento una padella senza olio né burro.
Quando siete soddisfatti dello spessore della vostra piedina, andiamo a stenderla nella nostra padella antiaderente, mi raccomando, e già calda. Questo è il risultato quasi subito, dopo un minuto circa di cottura, si formeranno queste bolle. Alla doratura la girate, quindi mi raccomando non andate in giro perché ci vogliono proprio pochissimi minuti. Ok, piadine pronte, iniziamo con le farciture. La prima la faremo in questo modo, prendiamo la nostra rosella al tartufo e la stendiamo su tutta la piadina. Prendiamo adesso il nostro affettato di pollo, e l'ho fatto tagliare sottilissimo, infatti vedete qua che è quasi trasparente, e facciamo la nostra piadina. La chiudiamo e voilà, la piadina, la prima piadina, insomma, è fatta. Per la seconda piadina avremo bisogno della Philadelphia e, come ho fatto prima con l'osella al tartufo, vado a spalmare su tutta la piadina la mia Philadelphia. Ok, a questo punto vado a prendere le mie zucchine precedentemente grigliate e vado a disporle sulla metà destra o sinistra, insomma su una metà della piadina, quindi non la farcisco tutta interamente. Aggiungo poi del tonno, io utilizzo il tonno sott'olio nel barattolo di vetro perché lo preferisco. E voilà, anche la seconda piadina è fatta. Passiamo infine alla terza e ultima piadina. Per questa ci servirà ancora la nostra Philadelphia, che la utilizzeremo come base e sempre come prima andremo a spalmarla su tutta la piadina.
Prendiamo le noci precedentemente tritate e le disponiamo su metà della nostra piadina. Aggiungiamo poi del radicchio, anche questo precedentemente tagliato, e questo qui è il radicchio dell'orto del papà del mio fidanzato. Aggiungiamo poi delle fettine super sottili di bresaola. E termino con l'altra metà del radicchio avanzato per completare il tutto. E vado a chiudere anche la mia ultima e terza piedina. Buongiorno ragazze! Allora, piedine fatte, farcite. Spero che vi piacciono e se provate a farle, mi raccomando, fatemi sapere se vi piacciono anche voi. Io intanto mi sono preparata. Questo qua è il look, calze, scarponcino e vestitino a pois. Vi farò vedere nel prossimo video dove siamo andati. Un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!